arriva l'ennesima mazzata per Raffaello che spiazza i tifosi, che ormai non ne possono più, serve un cambio di rotta. L'inizio di stagione di Raffaello ha lasciato molto a desiderare dal punto di vista tecnico e mentale. L'atteggiamento nei match contro Torino e Parma non ha fatto per niente piacere a Paulo Fonseca, che lo ha messo in panchina contro la Lazio insieme a Theo Hernandez, un segnale fortissimo, che però si è tramutato in qualcosa di difficile da gestire. Theo e Lio, infatti, hanno evitato di andare vicino alla squadra al momento del cooling break, a differenza di Abraham e Musa che pure erano entrati da pochi minuti. Un'immagine che fa male al Milan, il danno potrebbe essere irriparabile se non si interverrà al più presto per riparare questo strappo. Lio è subentrato nella ripresa contro la Lazio, riuscendo anche a segnare. Ma non basta al Milan, così come non basta l'assist contro il Parma. Serve di più, prestazioni importanti e atteggiamento da leader. Nemmeno i tifosi del Portogallo sono soddisfatti delle sue prestazioni, a testimonianza del periodo difficile che sta vivendo il giocatore. L'ennesima mazzata è arrivata nel match di Nations League contro la Croazia questa sera. I tifosi del Portogallo contro Raffaello, quante critiche. È finita 2-1 la partita tra Portogallo e Croazia, valida per la prima giornata di Nations League. Decisivi i gol di Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo, al 900 gradi in carriera, ad accorciare le distanze un autogol proprio di Dalot. Il tutto è successo nel primo tempo, con la squadra di Roberto Martinez che però all'intervallo ha sostituito Pedro Neto e Raffaello. La prestazione dei due esterni offensivi portoghesi ha lasciato molto a desiderare. E infatti sui social, in particolare su X, sono arrivate delle aspre critiche. Nuno Mendes è orribile e Dalot è mediocre. Anche Lio e Neto sono entrambi mediocri. Apparentemente i migliori del Portogallo. C'è anche chi critica Lio paragonandolo a Nico Williams. Sapevo già che Nico era sopravvalutato, così come io. Lo sono entrambi. Compaiono, inoltre, una marea di tweet nei confronti di Raffaello per la prestazione sottotono di questa sera, l'ennesima con la maglia del Portogallo. Già a 2024 euro era stato duramente attaccato dai tifosi che non credono nelle sue qualità. L'esterno offensivo del Milan non ha migliorato le sue prestazioni nemmeno in nazionale e deve essere recuperato,